Oggi facciamo i sottaceti. Faremo prima una marinata cotta in robocubo e dopo prepareremo dei vasi cuocendo direttamente nella macchina. Allora, partiamo con vuol dire la marinata. Per la marinata avremo acqua, lo zucchero, il sale, l'aceto, il pepe nero, chiuderemo la macchina, dopo essere arrivati a 90 gradi raffredderemo a 60. Iniziamo a fare i nostri sottaceti mettendo le verdure dentro un vaso. Allora, queste sono carote di Polignano bicolore, carote gialle di Polignano e carote arancioni. Poi abbiamo un broccoletto e un cavolfiore, dei peperoni rossi e dei peperoni gialli. Dobbiamo schiacciare un po' le verdure perché poi cuocendo si abbassano. Ok, il primo vaso è pronto. La nostra marinata fredda dentro il vaso, coprendo completamente, e chiudiamo i vasi. I sottaceti, che bella invenzione. Mia madre ne faceva un uso spropositato. Noi oggi qua abbiamo un'interpretazione diversa di quello che è il sottaceto. Qual è il segreto per fare un sottaceto buono? Il segreto è la materia prima, sempre. Si parte dall'inizio per arrivare poi alla fine. Viviana ha trovato il metodo per fare un sottaceto con robocubo interessantissimo e devo dire che i risultati si vedono e si sentono soprattutto al palato. Mettiamo i vasi direttamente in macchina. Adesso mettiamo acqua. Non utilizziamo nessun strumento. Portiamo la macchina a meno 950 di sottovuoto. Arrivata a 950 iniziamo a scaldare l'acqua a 110 gradi con un leggero vortice che muoverà l'acqua all'interno della camera. Con il sistema cubo è possibile gestire la pressione all'interno della vasca in ogni fase del processo, passando da una cottura sottovuoto per evitare l'ossidazione dei cibi a una cottura in pressione per accorciare i tempi di cottura. La cosa interessante di questi sottaceti è che abbiamo utilizzato un unico processo fino al raffreddamento, che abbiamo mantenuto la croccantezza delle verdure. L'aspetto più interessante di fare i sottaceti dentro la robocubo è che mettiamo tutto all'interno del vaso e il vaso dentro la macchina e sfruttiamo la capacità di lavorare come un autoclave ma sotto vuoto, quindi evitiamo l'ossidazione delle verdure. Quindi avremo delle verdure croccanti, cotte, colorate, pastorizzate e saporite. Sì, ci abbiamo messo 5 minuti, 10 minuti preparando la marinata. Quindi abbiamo veramente ridotto tantissimo i tempi. Questa è la nostra barbabietola, lo spaghetto, il nostro cavolo rosso, la giardiniera mista. E le cipolle rosse. E i sottaceti sono fatti.